Adesso facciamo un po' rapidamente le pillole. Dunque, allora, eravamo rimasti, credo, avevamo fatto Keynes, un personaggio da ricordare perché oltretutto è anche italiano e non è ricordato mai. Piero Straffi. Piero Straffa. Piero Straffa, un economista italiano che andò a Cambridge lavorare con Keynes intorno alla metà degli anni 20, okay, e fece una critica molto arguta di quella teoria della produttività marginale di cui parlavo ieri, quella che era stata inventata dai neoclassici, che dicevano che tutti i contributori della produzione hanno un ritorno in base a quello che contribuiscono, quindi si metteva sullo stesso piano la possibilità di, cioè, sullo stesso piano il contributo del lavoratore singolo con quello del proprietario terriero, con quello del finanziere, eccetera. E si diceva che ciascuno avrà il ritorno in base a quello che immette nel ciclo produttivo. E Marx diceva: non è vero un tubo, voi siete degli sfruttatori e i lavoratori sono quelli che producono quasi tutto. E Straffa fa una critica di questa cosa. Perché particolarmente la cosa perniciosa che mi sembra di aver detto ieri anche era che da questa teoria della produttività marginale viene poi fuori tutto il mantra odierno del fatto che un lavoratore, beh, finché funziona uso questo, il fatto che un lavoratore deve lavorare di più, deve essere più produttivo se pretende di poter avere uno stipendio. Fanculo. Ok, se pretende di avere uno stipendio superiore, ok? Quindi questo link micidiale tra produttività del lavoratore e salario viene proprio stabilito da questa teoria. Straffa la smonta in pieno con un bellissimo trattato, e il resto di Straffa molto rapidamente era un geniaccio dei mercati. Riuscì ad aiutare Keynes nei suoi investimenti per l'università di Cambridge e fece fare a Cambridge delle fortune. Cioè, i suoi studi si basavano insomma, studiava l'investimento in finanza, e questo va aggiunto alle tante personalità di John Maynard Keynes, che era anche uno speculatore, come alla fine poi anche il nostro amico che verrà in Italia, Warren Mosler, che è un uomo con una forte visione sociale dell'economia, però è anche un hedge fund, è anche stato un grande speculatore. Quindi Straffa studiava proprio questa cosa, come si prezzavano, come venivano prezzati, calcolati i prezzi degli asset su cui speculare in finanza. Passiamo a un altro grande salto sulla storia dell'economia in pillole. Arriviamo dopo la seconda guerra mondiale, c'è la grande nascita dei monetaristi, tutta la scuola monetarista che ha naturalmente in cima Milton Friedman come personaggio di spicco, ma anche Brunner, ma anche Tsiang, ma anche Greenspan e altri, e i monetaristi saltano fuori con quest'idea, cioè bisogna controllare la fuoriuscita di denaro se si vuole controllare l'inflazione. Questo è il loro mantra numero uno in assoluto: controllare la fornitura di denaro, money supply, se si vuole tenere sotto controllo l'inflazione. Una delle cose più interessante da citare quando volete smentire in pieno questa teoria è che il governatore della Fed americana, Paul Volcker, fu chiamato da Carter nel disperato tentativo di controllare l'inflazione in America, portò i tassi di interesse al 21%, una cosa mai sentita, nelle nostre epoche più moderne non abbiamo mai sentito una roba del genere. Il risultato fu che sì, l'inflazione fu messa sotto controllo, ma l'economia crollò in maniera devastante e Carter perse le elezioni, cioè, perché, come appunto sostiene la MMT, ma non solo la MMT, è chiaro che se tu strangoli la possibilità di
emettere denaro, di usare denaro, con questo fantasma micidiale del controllo dell'inflazione, tutto quello che ottieni è un numerino che si chiama inflazione, vada giù, ma il resto dell'economia va a puttane. E questo che è successo con Volcker, ed è un esempio storico molto importante. Ok, e un'altra cosa di Friedman, dei monetaristi, che è micidiale, è questa loro idea che ci deve essere un tasso naturale di inflazione. Il discorso che facevo agli studenti di Riccardo Bellofiore l'altro giorno, dicevo, gli economisti non si rendono conto che con tutti i loro numerini ammazzano persone o le tengono in vita. Non è che tu puoi parlare di un tasso naturale di inflazione, come dire, un tasso naturale di mortalità infantile. Ci vuole un tasso naturale di mortalità infantile, ci vuole. E questa era l'idea di Friedman. E lui diceva che se si arriva alla piena occupazione, ci sarà appunto questo scatenamento dell'inflazione. Qualcuno forse ricorda la storia della Phillips curve, la curva di Phillips, che faceva una predizione, no? Diceva, ok, allora se lo Stato vuole eliminare la disoccupazione, però deve accettare un'inflazione più alta. E c'era tutto uno studio matematico per dimostrare che inflazione e disoccupazione, cioè calo della disoccupazione, portava a rialzo dell'inflazione automaticamente. Friedman va anche oltre questa storia e dice, no, Phillips non ha detto giusto, è molto peggio di così, ci sarà un aumento, se arriviamo alla piena occupazione, ci sarà un aumento esponenziale della disoccupazione. Perché? Per un motivo un po' complicatino, ma comunque lo dico in breve, perché, dice Friedman, l'emissione della politica fiscale del governo inganna i lavoratori. Inganna i lavoratori perché? Perché il governo spende di più, quindi fornisce più lavoro. Però il lavoro che fornisce, o gli aumenti salariali che il governo fornisce con una emissione di liquidità potente, è cancellato dall'effetto dell'inflazione che si alza. Quindi il lavoratore guadagna X di più, però c'è X inflazione, per cui tutto viene cancellato, dice Friedman. E questo è un inganno per i lavoratori. Anche addirittura al punto in cui Friedman dice ci sono delle istanze in America dove conviene a un lavoratore in uno Stato, in un governo che fa politica fiscale di questo tipo, stare sulla il sussidio di disoccupazione, perché tanto comunque anche se lavorasse l'inflazione gli cancellerebbe quel margine in più che guadagna lavorando rispetto alla disoccupazione. Ok, questo disse Friedman, ma naturalmente era ovvio che la sua scuola mirava proprio a la famosa storia dell'ottenere quelle sacche di disoccupazione necessarie ad abbassare, a tenere bassi i salari e quindi a favorire le solite elite. Friedman non lo scrisse mai, ma l'intento è storicamente evidente. E questi sono i monetaristi, appunto, come ricordavo, Siang, Brunner, Greenspan, Meltzer, questa gente qua. Allora, arriviamo adesso a Minsky. Minsky è un nome molto importante per le persone che sono sedute qua, soprattutto Riccardo Bellofiore, ma è molto importante anche per la scuola dell'MMT, un po' meno riconosciuto dai circuitisti, che comunque lo conoscono molto bene. Alan in particolare ha avuto scambi, come diceva ieri sera, piuttosto polemici con Minsky. Però Minsky è un grande nome perché in ogni caso oggi la crisi finanziaria che abbiamo visto, che è sotto gli occhi di tutti, è stata chiamata da molti economisti il momento di Minsky, perché fu proprio Ivan Minsky che formulò una teoria comprensiva del rischio finanziario, cioè la sua ipotesi della instabilità finanziaria, Financial Instability Hypothesis. Allora Minsky in pratica cosa dice? Lui dice, ovviamente le banche si comportano in maniera prociclica, cioè le banche cosa fanno? Hanno le stesse aspettative di business delle imprese, per cui quando le imprese sono ottimiste le banche diventano ottimiste anche loro e quindi cacciano fuori un sacco di soldi, e man mano che cacciano fuori questi soldi le imprese diventano sempre più ottimiste e quindi si prendono sempre più rischi, e quindi le banche cacciano fuori i soldi sempre più rischiosi. Allora, se una volta ti facevano il prestito con tutta una serie di garanzie, poi cominciano a farti un prestito un pochino più facilino
e poi cominciano a fare un prestito dove chiedono come collaterale qualcosa di sempre meno stabile, sempre meno valido, e cominciano a buttare fuori tutti questi soldi. Il business fa la bolla speculativa, tipo, non so, una bolla immobiliare. Allora le grandi imprese edili cominciano a chiedere alle banche soldi, c'è la bolla immobiliare come in Spagna, come è successo in America, come è successo in Inghilterra durante gli anni della Thatcher, e quindi le banche cacciano fuori questi soldi facilissimi, gli imprenditori costruiscono come dei pazzi, la gente compra, i prezzi aumentano, c'è la bolla, e questo comportamento della banca di seguire i desideri del business e di rischiare assieme al business sempre di più porta alle basi di questa instabilità finanziaria. E Minsky, sì, sostanzialmente quello che vi ho appena detto, descrive tutta questo processo che va poi a puttane nel momento in cui cosa succede? Succede che grazie alla creazione monetaria così ampia delle banche per finanziare questi boom del business, queste bolle, la banca centrale deve intervenire per forza, perché deve mettere uno stop a tutto questo denaro che circola, perché si rischia l'inflazione, e la banca centrale alza i tassi di interesse. E cosa succede? Che a questo punto tutti quelli che hanno fatto tutti questi prestiti dalle banche enormi, in bolle che si aumentano di più, cominciano ad avere un tasso di interesse più alto, poi sempre più alto. E basta che qualcosa vada storto in tutto questo, qualsiasi cosa può andare storto in tutto questo, che collassa il sistema. Può essere un fallimento di una grande banca, può essere come è successo nel caso dei subprime americani, che si alza l'inflazione per motivi esterni all'America. L'aumento del prezzo delle commodities era negli anni 2000, è andato sempre più su, aumentando l'inflazione americana, e questo ha portato una catena di conseguenze molto negative e hanno portato proprio al collasso della bolla speculativa dei mutui americani. Quindi Minsky sostanzialmente dice: allora, se vogliamo avere un modo di finanziare il business che abbia un senso, dobbiamo avere tre classificazioni, partendo dalla meno rischiosa, che lui la chiama la hedge finance, che non ha niente a che fare con gli hedge funds, perché infatti il termine hedging in finanza viene proprio dal contrario di quello che poi sono stati gli hedge funds dopo, cioè dalla necessità di proteggere l'investimento. Hedging and investment vuol dire proteggere un investimento. Quindi la posizione hedge per Minsky è la posizione dove il business prende in prestito pochissimo, paga i debiti con gli introiti dell'azienda, e dei debiti si intende il capitale preso in prestito e anche gli interessi. Quindi l'azienda guadagna abbastanza per pagarsi gli interessi sul debito e anche alla fine il debito. Poi la seconda posizione che descrive Minsky è la posizione speculativa, che è quella un pochino più rischiosa, no? Sempre questa financial instability hypothesis, che dove l'azienda, il business guadagna abbastanza per pagare gli interessi sul debito che ha, e quindi ok, paga sempre puntualmente gli interessi, però il capitale deve essere comunque rinnovato, sempre rinnovato, cioè il rollover del capitale. Allora non guadagna abbastanza per pagare il debito in sé e deve chiedere alla banca di rinnovarlo sempre, però paga sempre gli interessi. E la terza posizione, quella che poi porta alle bolle speculative, all'esplosione, ai crolli finanziari, è la posizione Ponzi. Ponzi, ovviamente in America è un termine molto usato, da Charles Ponzi, che è stato questo italo-americano, che è stato il primo grande truffatore, che ha fatto il Ponzi Scheme, lo schema di Ponzi, dove è una truffa finanziaria famosissima. Allora, nella posizione Ponzi l'azienda non guadagna abbastanza per pagare né gli interessi né il capitale. Allora deve ficcarsi sempre più in debito, okay? Quindi deve non solo rinnovare con la banca sempre il prestito originario, ma deve anche fare prestiti per pagare gli interessi. E allora a questo punto ovviamente voi potete capire che la posizione del business è drammatica, come è successo con la crisi finanziaria del 2007, nel momento in cui la banca chiede di rientrare perché non ce la fa più. O salta la banca o salta tutto il business, e quindi o volta tutte e due, come è successo proprio nel 2007, sono state le banche e è stato il business. E
altre cose, vabbè, non stiamo a complicare, va bene, ok, queste sostanzialmente sono le tre divisioni che lui ci fa. Dice Minsky, per salvarci da condizioni di questo genere, cioè tornando alla originale tendenza delle banche di a incoraggiare il rischio delle aziende in bolle speculative che aumentano sempre di più, l'unica cosa che ci può essere per fermare questo è la funzione del governo, la funzione dello Stato, spende anticiclico, cioè spende di più durante una recessione e spende di meno durante invece un boom economico, ok? E soprattutto il lavoro della banca centrale, che deve tenere a bada i tassi di interesse, ma soprattutto deve poi funzionare come il famoso prestatore di ultima istanza in caso di crisi. Però Minsky è pessimista, lui dice: guardate che io non vi sto dicendo che c'è una panacea che si chiama governo e si chiama, che spende a deficit, e si chiama banca centrale, perché guardate che tutte le volte che nella storia dell'economia ci sono state delle crisi, dal 68 eccetera eccetera in poi, 70, non mi ricordo più quando, e fino alle ultime che lui ha visto arrivare, poi è morto proprio in occasione della crisi finanziaria, e dice che tutte le volte il governo e la banca centrale sono intervenute, tutte le volte cosa succede? Che le banche e il business diventano ottimisti un'altra volta e si ricomincia da capo il rischio. Cioè, per lui, insomma, Minsky ha detto: guardate, qui su questo non c'è soluzione. Tutte le volte che troveremo riparazioni per questo sistema, le banche e i business ricominceranno i loro rischi. E quindi, buonasera. Poi, sempre su Minsky, con cui concludo poi le pillole, ma Minsky è grosso veramente, c'è il discorso della è stato uno dei fautori del datore di lavoro di ultima istanza. Lo ha molto ben articolato, è stato lui, come dicevo ieri, o non mi ricordo se lo dicevo qua a Bergamo, che ha fatto una critica molto forte della spesa dello Stato al deficit, però per la carità sociale. Johnson e Kennedy furono i grandi fautori in America di questo aumento di deficit per una creazione di welfare non produttivo, cosa che invece l'MMT dice no, completamente sbagliato. Lo Stato deve spendere soldi, li deve spendere non per dare della disoccupazione, ma per creare posti di lavoro. Allora, ultima cosa di Minsky, Minsky, che poi forse è la più famosa, quella che tutti sentono, il famoso money manager capitalism. Allora, Minsky fa una classificazione di come si evolve il capitalismo. Lui dice che storicamente il capitalismo del XIX secolo si è evoluto con una struttura che è quella che tutti immaginano come la più ordinaria, il capitalismo commerciale, cioè laddove le banche, ancora banche commerciali, non le banche di investimento speculativo, dominavano, si facevano prestiti molto a breve, si facevano investimenti in produzione reale e tutto sostanzialmente funzionava abbastanza bene. Poi questo viene sostituito dalla seconda, quindi questo è il capitalismo commerciale, dal secondo tipo di capitalismo negli anni 20. Lui lo chiama il capitalismo finanziario, contrariamente a quello che dice Chomsky, che è un genio per tante cose, ma l'economia non capisce un tubo, motivo perché ho litigato furiosamente e non siamo più amici, che ha scritto un articolo di recente dicendo che il capitalismo finanziario è un prodotto moderno, non aveva niente. Minsky dimostra che negli anni 20, e non per niente, c'è stata la grande depressione del 29, e le banche cominciarono a fare grossi investimenti, cioè l'elemento dell'investment bank divenne preeminente, quindi investimenti a lungo termine con degli asset molto rischiosi, e infatti, guarda caso, è arrivato poi la crisi del 29, dove peraltro Randall Ray ha fatto un bellissimo lavoro per dimostrare che Goldman Sachs era dentro quel casino lì regolarmente anche allora, non ha cambiato abitudini, ok? Quindi dopo la crisi del 29 poi abbiamo ovviamente la guerra, abbiamo il New Deal di Roosevelt, il capitalismo si trasforma e ritorna ad una funzione più stabile, meno speculativa, e lo chiama lui il tradotto in italiano il capitalismo del welfare manageriale, cioè gestito in parte dallo Stato, e ci sono la presenza dominante, quella di grandi corporazioni oligopoliche, che però ritornano alla funzione di produzione di beni reali, ok? Quindi l'elemento del prestito della finanza speculativa è molto basso,
e in genere i profitti dell'azienda, di tutte le, queste grandi aziende, sono sufficienti a pagare stipendi, a pagare debiti, a pagare interessi. E vi dicevo, come si diceva prima. Dopo la seconda guerra mondiale, proprio grazie, in virtù di questa stabilità molto forte data da questo terzo sistema capitalistico, ecco che arriva il famoso titolo, e lui dice questa stabilità, così come nella sua teoria dell'instabilità finanziaria, ovviamente porta ottimismo e quindi ovviamente riporta il rischio. La gente si sente ottimista e quindi ricomincia a rischiare. E abbiamo il money manager capitalism, che è quello che ci ha portato fino ai giorni nostri, che è la realtà, Bello Fiore lo chiama il capitalismo dei fondi pensione, cioè quel capitalismo dove si comincia a pensare che i guadagni si faranno giocando con i numeri e non più con la produzione di beni reali, quindi prende preminenza non solo il settore bancario di investimento, investment banking, rispetto alla banca commerciale, ma prende preminenza anche tutta una serie di istituzioni finanziarie ombra, le chiama Minsky, come gli hedge funds, come i fondi pensione, come le assicurazioni, come addirittura anche i fondi speculativi dell'università, in America questo, in Italia un po' meno, in America era già molto diffuso allora, e quindi abbiamo di nuovo il ritorno alla instabilità finanziaria. Quindi stop Minsky, e adesso rapidissimo, in 30 secondi finisco. Guardate, questo più o meno potrebbe essere uno schema di quello di cui stiamo parlando. Partiamo dal grande padre, abbiamo detto ieri, Smith. Qui abbiamo Riccardo è da questa parte perché l'abbiamo detto, semplicemente lui intuisce che semplicemente, appunto, come si diceva ieri, lui intuisce questo discorso della inutilità di avere una classe di rentiers che comprano, e quindi dice, critica Malthus, che invece sta dall'altra parte. Comunque, allora, poi su Marx e i marxisti, qui avremo anche i leninisti, comunque ok. Poi su questo si può dire qualcosa di più sicuramente Riccardo Bellofiore. Keynes sta nel mezzo a tutto questo, John Robinson è un nome da ricordare, gli dei post-keynesiani, Minsky, Kregel, Davidson, Lee e altri eccetera, noti nel mondo sono poi questi, poi Riccardo ci racconterà chi sono questi post-keynesiani italiani misteriosi, ok? E vabbè, qui parte tutto il settore neoclassico, Jevons, Walras e Menger, che dicevamo ieri, Clark, Pigou, quindi poi i moderni, Arrow, Hahn, Debreu, sempre sul filone neoclassico stanno qua sotto, i monetaristi, Siang, Brunner, Meltzer, Greenspan, Friedman, importantissimo, l'abbiamo detto, da questa parte gli austriaci, la scuola austriaca si dirama da questa parte, ovviamente, quindi Hayek, von Mises e compagnia cantante, Supply Siders, e sono quelli di Reagan, che poi non erano neppure degli economisti, erano sostanzialmente dei politici, ma insomma Gilder, Waninsky e compagnia cantante. Ok, poi qua sotto avremo poi tutto il grande misto dei nuovi classici, Lucas, Thomas, Sargent, questa gente qua, e di questi ibridi stranissimi come Stiglitz, come Mankiw, come Krugman, questa gente che non si capisce dove bene dove si posiziona, almeno dal mio punto di vista, perché saltano un pochino sul keynesismo, un pochino sulla neoclassico, a volte sì, a volte no, insomma è un po' complicata la storia. E questo potrebbe essere uno schema abbastanza chiaro da poter segnare. Poi qua ci sono un pochino più di nomi, lo possiamo mettere sul nostro sito.